nuovo video per la YouTube Vagan Challenge e questo è lo speciale di In Bulk, perché appunto, come vi avevo già detto per quanto riguardava il solstizio d'inverno, siccome sono rimasta indietro con questa challenge, vado a inserire il periodo dell'anno facendo degli speciali della YouTube Vagan Challenge nel momento giusto. Allora, In Bulk, per quanto riguarda la tradizione nordica, è un momento quasi diametralmente opposto alle celebrazioni delle feste del raccolto. In questo momento diciamo che si preparavano alla benedizione dei campi per quello che sarebbe poi venuto, quindi per il tempo della semina che sarebbe, non mi vedete così, venuto successivamente nei mesi dopo. Erano momenti in cui si facevano anche sacrifici per poter propiziare questo. Ci sono diversi elementi della festa di Imbolc che anche io, in una tradizione diciamo moderna, continuo a osservare. Un particolare rituale sul cui si potrebbe incentrare tutto il rito di Imbolc, soprattutto se avete una casa all'aperto, se avete un giardino, se avete un piccolo orto, comunque se avete un posto dove andate a celebrare, è il rito del plug, il Charming of the Plug. Credo di averlo anche già nominato l'anno scorso, non mi ricordo, però comunque sul mio blog, se cercate In Bulk, troverete appunto tutta la scheda relativa a questa festività. Questo rituale io l'ho eseguito l'anno scorso ed è un vero e proprio rituale di benedizione della terra. L'abbiamo fatto io e Stefania nel posto dove di solito d'estate andiamo a celebrare, delimitando una benedizione, una sorta di confine magico appunto nelle parti del parco dove noi andiamo per celebrare. Il rito molto semplicemente consiste nel prelevare quattro zolle di terra ai quattro angoli appunto di questo campo e benedirle con del miele, volendo anche delle uova, acqua benedetta piuttosto che del lievito e via discorrendo appunto sul quale apporre delle benedizioni e poi andare a ricollegare queste zolle di terra negli esatti punti dove sono state prelevate con anche delle offerte proprio nelle buche. C'è sul mio blog tutto il rituale se siete interessati. È un rituale molto carino secondo me, proprio appunto anche per delimitare lo spazio sacro. E se non avete un giardino, potete anche semplicemente farlo nella zona insomma di casa vostra. Basta individuare quattro punti che possano essere indicativamente opposti e quattro punti ovviamente dove ci sia un pezzettino di verde, prelevare queste quattro zolle di terra, venire a casa, fare le vostre benedizioni e poi andarli a risistemare là di dovere. È una cosa che forse non può passare tanto incognita se la fate. Noi giravamo con un bacinellone l'anno scorso al parco, ma non c'era nessuno. Capisco che in città magari può essere un po' più difficile, ma sono sicura che l'arte di diventare invisibili voi la possediate, quindi possiate farlo. È una sorta di protezione maggiore oltre a quella che potete applicare magari all'interno di casa vostra. Certo è che se avete un giardino questo diventa assolutamente molto più bello e più, come dire, non lo so, quasi più simile a come veniva svolto nell'antichità, che appunto veniva fatto sui campi che le persone andavano a coltivare. In questo momento si facevano anche delle offerte, in particolare di maiale, perché venivano sacrificati forse per lo più soprattutto in Germania appunto i maiali in questo periodo, un po' per il collegamento che questo animale, così come il cinghiale, ha con le divinità della fertilità nordiche, quindi sia Freyr che Freya, appunto, no, no, questo sacrificio non faceva sì soltanto di portare fertilità alla terra che poi sarebbe stata coltivata, quindi una terra che comunque aveva preso l'umidità delle piogge, l'umidità della neve, quindi che era fangosa e via discorrendo, ma portava anche richieste di pace, proprio perché con l'arrivo poi della bella stagione i vichinghi sarebbero partiti per le loro scorrerie
piratesche, quindi per augurarsi insomma un buon viaggio, una buona fortuna in queste imprese. In questo periodo si celebrano anche il legame con la linea di sangue materna, quindi di nuovo, così come è stato per Yule, c'è un collegamento con le Disir, la celebrazione appunto del lignaggio familiare femminile, l'invocazione della protezione appunto della parte femminile. Comunemente, appunto, essendo una festività legata comunque alla terra, alla fertilità, è ovvio anche osservare divinità della terra, come nella tradizione nordico-tedesca può essere la dea Njord, che è appunto la madre terra. Infatti Tacito ci racconta nei suoi resoconti che esisteva un bosco dove c'era questo carro, in questo bosco abitava la divinità e in questo periodo si iniziavano praticamente a portare in processione, in pellegrinaggio, diciamo, e i sacerdoti devoti a questa dea iniziavano a portarla in giro in dei carri trainati da buoi, in modo che portasse fertilità ai paesi circostanti. Insomma, era un po' come se la dea stessa chiedesse di essere portata in giro in questo periodo. Oltre a questo c'è un altro simbolo molto fondamentale, che è quello che riguarda il fuoco e l'arte del fabbro. Questo lo ritroviamo anche nella tradizione celtica. Infatti diciamo che Imbolc nel corso degli anni, del ritorno del neo, cioè nella venuta diciamo del neopaganesimo, è sempre stato molto collegato quasi per tutti alle fiamme sacre, quindi alla benedizione dei ceri, nella candelora e via dicendo, ma anche soprattutto verso la dea Bridge, che era una dea del fuoco sacro, ma anche una dea fabbro. Nella tradizione nordica questo si contrappone non soltanto nell'arte di per sé del fabbro, che comunque era al tempo un altro dei mestieri più, diciamo, in voga e più redditizio, oltre a quello di appunto ricavare il proprio sostentamento attraverso le colture dei propri campi. I fabbri erano, diciamo, coloro che nel paese riuscivano, insomma, a vendere il proprio lavoro, a essere utili per l'intera popolazione, fornendo comunque un servizio che veniva pagato e permetteva appunto a loro poi di poter sopravvivere, ed erano molto importanti. Non era la visione magari del fabbro che oggi potremmo avere, che è quasi un mestiere, che sta sparendo. Se nella tradizione celtica c'è la dea Brigid, nella tradizione nordica c'è il nano Andvari, che appunto è una divinità fabbro. Pensate anche che comunque i nani nella tradizione nordica, oltre a essere riservati a questo tipo di lavoro, sono anche coloro che hanno fabbricato i gioielli degli dei, dal Brisingamen di Freya, l'anello di Odino, il martello di Thor e via discorrendo, simboli molto importanti che appunto derivano comunque da quest'arte. Inoltre il fuoco, essendo collegato al lavoro del fabbro, diventa un simbolo di trasformazione, di luce, di purificazione. Non credo che ci sia bisogno di dilungarsi più di tanto su l'importanza che poteva anche avere il fuoco appunto nell'età vichinga, perché da questo dipendeva quasi la sopravvivenza. Noi ormai, vivendo nelle nostre case con riscaldamenti, di per sé il fuoco non lo conosciamo, diciamo, più come poteva essere conosciuto una volta, ma immaginatevi abitare in mezzo al freddo, in mezzo alla neve e al ghiaccio, quanto mantenere un fuoco sempre vivo che potesse scaldare l'abitazione fosse essenziale appunto per gli uomini del nord. Visto che comunque è un momento in cui si celebra anche il mestiere del fabbro, questo può essere in chiave moderna essere riservato comunque a tutti quei lavori di tipo manuale. Infatti, durante questa celebrazione sono solita anche mettere quelli che sono gli strumenti del mio mestiere sull'altare e fare benedizioni per questi. Io, per esempio, l'anno scorso ho messo degli aghi, ho messo delle chiavi di ferro sia a collegarmi alle Disir, sia a collegarmi a divinità femminili in generale, sia collegarmi all'arte,
del fabbro, sia come simbolo comunque di saggezza. Ho messo aghi, spilli, il filo, ho messo delle stoffe, le forbici, degli strumenti per intagliare o comunque per scolpire, che sono appunto quelli che io comunque durante quest'anno e durante l'anno scorso ho utilizzato per quello che oggi è il mio lavoro. Sono strumenti che probabilmente continuerò a mettere anche negli anni, anche dovessi trovare un altro impiego, anche se non avessi più il negozio dei Momis, perché comunque fare arte è una cosa che a me piace, avere le mani in pasta, disegnare e via dicendo. Avevo messo anche delle matite, se non sbaglio, quindi questo oltre a venire dire come tradizionalmente si fa nella candelora, tutte le candele nuove che porterete e userete nei vostri rituali per il nuovo anno, è anche carino appunto magari riuscire a benedire quelli che sono gli strumenti del vostro lavoro, a seconda ovviamente di quello che può essere il vostro lavoro, che in questo caso specifico deve essere un po' un lavoro manuale e comunque fisico. E quindi nulla, diciamo che in questo momento questo è quanto viene più o meno osservato a grandi linee. Ovviamente non volevo fare un video eterno su Imbolc, anche perché ne ho fatti mostrandovi l'altare, eccetera, eccetera, dove appunto questi sono i fulcri, i simboli, le cose che si possono adottare. E via dicendo, se non volete proprio praticare il charming dance plug, potete anche, se avete sempre un giardino, prendere una semplice zolla di terra del vostro giardino da consacrare, dove non lo so, magari metterete i fiori in primavera, un po' di terra che userete nei vasi sul balcone, se siete persone col pollice verde o che avete intrapreso il succulent pagan garden come ho fatto io l'anno scorso, potrebbe essere un'idea alternativa benedire tutta la terra che userete nei vostri vasi sul balcone se appunto non avete possibilità diverse. E queste diciamo sono un po' le linee guida che potete osservare per questa festività appunto in chiave nordica. E per il resto, insomma, non c'è molto altro da dire. Quest'anno io non farò sicuramente di nuovo il Charming del Plug, però penso che, appunto, come vi ho detto, benedirò questi strumenti e comunque in particolare mi dedicherò all'aspetto riguardante la fertilità applicata alla mia vita, ovviamente, che non riguarda tanto quanto un campo da coltivare, ma un campo spirituale piuttosto che un campo materiale di altro tipo, chiedendo ovviamente benedizioni a divinità della fertilità. In questo caso della prosperità, perché abbiano un occhio di riguardo, insomma, sulla mia attività lavorativa o su nuove possibilità in tal senso. Con questo era tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!